adesso. Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Edoardo Albinatti, buonasera. Scrittore, buonasera, bentornata Alba Parietti, conduttrice. Grazie. Attrice, e buonasera, bentornato Vittorio Sgarbi, critico d'arte, collegato con noi da Osimo, in provincia di Ancona, da Palazzo Campana, dove c'è una mostra curata da Vittorio Sgarbi, e poi ci racconterà anche di che cosa si tratta. Vorrei leggervi una frase, e comincio così la nostra puntata di 8 e mezzo, tratta dall'intervista fatta oggi al Messaggero dal padre di Manuel, uno dei due assassini di Luca Varani. Dice suo padre: a noi Foffo non ci piacciono i gay, ci piacciono le donne vere, e mio figlio non è da meno. Allora ci si chiede, il disonore sta nell'avere un figlio gay o un figlio omicida? Subito dopo la pubblicità. Edoardo Albinatti, a noi Foffo non ci piacciono i gay, ci piacciono le donne vere, e mio figlio non è da meno. Così ha detto al Messaggero il padre di Manuel, uno dei due assassini di Luca Varani, questo giovane ragazzo che è stato torturato e ucciso nell'appartamento di Manuel Foffo. Allora ci si chiede se il disonore stia nel fatto che si ha un figlio gay o nel fatto che si ha un figlio omicida, un assassino. Già questo fatto del disonore, questa idea di ciò che è disonorante, lo trovo una cosa pericolosa e è un po' ripugnante, soprattutto quando si esprime nelle formule di questo virilismo, di questa esibizione maschile, che poi non c'è niente di più omosessuale, omosociale dell'esibizione della virilità. Basta andare allo Stadio dei Marmi a Roma e vedere quella sfilata di omaccioni che dovrebbero essere molto virili e sembrano invece una banda di frocioni bianchi, enormi e muscolosi. Quindi questa dichiarazione di questo signore, che posso capire che il figlio abbia avuto la tentazione di eliminare, perché mi sembra proprio di una stupidità, ecco, come siamo alla solita cosa, è una questione di stupidità. L'onore è un qualcosa di prezioso, pochi di noi lo hanno ancora, se mai lo hanno avuto, non si riesce a perderlo neanche eventualmente uccidendo, neanche in quel modo barbaro, però l'idea della scelta tra il figlio gay e il figlio omicida mi sembra che ci porti proprio verso una comparazione di cose che sono tra loro incomparabili. Io ho a che fare quotidianamente con delle persone che hanno anche ucciso. Perché e non lei è, insegna non è una battuta. Letteratura al carcere di Rebibbia. Io insegno Rebibbia da molti anni, e quindi ho a che fare con degli omicidi, non sempre, insomma, il più delle volte si tratta di tossici o rapinatori o altro, però anche dei casi. E dire, insomma, a proposito di un omicidio, uscire fuori con questioni come questa, di questo signor Foffo, proprio mi fanno cascare le braccia. Alba Parietti, ma questo delitto di Luca Varani è un delitto di droga, di sesso, di noia o di cos'altro? Droga sicuramente unita, però che non può essere un attenuante, anzi è un peggiorativo, come d'altronde dovrebbe succedere e succede per esempio nel caso dell'omicidio, supponiamo stradale, che viene vissuto in tutt'altro modo. Se sei sotto l'effetto di sostanze tossiche o alcol, è peggiorativo quello che accade della tua colpa, e altrettanto dovrebbe essere in un omicidio del genere, dove comunque 1000 non so quanto, quindi circa 20 grammi di cocaina, sicuramente sono già un'istigazione a delinquere, che chi assume o chi vende 20 grammi di cocaina sa che può produrre un mostro del genere, perché molte persone, soprattutto i più psicolabili, hanno una grande facilità a dare veramente il peggio di sé sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quindi a parte che rischiano anche di morire, ma quello che accade dall'omicidio a atti di libido, di violenza,
violenza che possono essere su chiunque, anche sui propri figli, su la prima persona che capita, non sono così occasionali, non sono così un caso, è semplicemente che questa volta viene scoperta una cosa che si sa, magari altri l'hanno fatto nei confronti di prostitute o di persone che poi non si sono sapute, ma voglio dire, è abbastanza, se tu senti racconti di tutte le persone tossicodipendenti che hanno fatto uso, e queste persone erano tossicodipendenti, perché 20 grammi di cocaina in 2 giorni non te li fai se non hai una grande attitudine o un'abitudine a usarla, quindi non era una cosa occasionale, possono spiegare quali siano i sintomi di questa cosa, e quindi è una cosa molto diffusa. Io condivido tutto quello che ha detto prima Albinati. Sì, assolutamente, leggerò il suo libro con grande interesse, perché ha detto delle cose estremamente giuste ed estremamente profonde e intelligenti, quindi mi complimento e condivido. Adesso parliamo anche del libro di Albinati, ma prima vorrei sentire Vittorio Sgarbi. La sorpresa questa dichiarazione del padre di Manuel Fofo? Bah, tra le insensatezze che sento ogni giorno, questa è legata al tema del dolore e della vergogna. E mi era già sembrato vergognoso che fosse andato da Vespa, perché chi ha un figlio che fa un'azione così disperata dovrebbe stare nella sua concentrazione a pensare che errori ha fatto nell'educarlo, perché è venuto anche fuori quello che ha detto il figlio del padre. Ora, è difficile ritenere che quello che un figlio percepisce del padre sia una colpa reale del padre, però il dato di fatto è che questo ragazzo ha ucciso, e ha ucciso in una condizione che il padre manifesta di vergogna, perché era nel contesto di una situazione omosessuale dichiarata tra travestimento e coercizione di questo giovane. Io credo non solo che mio padre non avrebbe mai detto una frase di quel genere, e cercando di pensare che io non mi sarei mai trovato nella condizione di uccidere qualcuno, ma può capitare a chiunque, sia pure nell'alterazione della droga, di fare qualcosa che lo pone fuori di sé. Però sono certo che mio padre non sarebbe mai andato in televisione a dire nulla con l'aria di giustificare o di spiegare. Sarebbe stato nel silenzio che contraddistingue le persone che pensano e che si rendono conto che qualcosa deve essere stato sbagliato, perché nella famiglia c'è l'orrore. Io che sono pervicacemente contro la famiglia, capisco i padri e le madri che vogliono i bambini e che li amano, ma vedo anche che quando c'è un omicidio è un uomo che uccide la moglie o la moglie che uccide il marito. I bambini uccisi sono figli entro una famiglia, non sono mai bambini che capitano per caso, per cui la famiglia è il luogo in cui può capitare di tutto, è anche qualcosa di terribile. Un padre che non se ne rende conto non è colpevole di nulla, ma deve porsi il problema di perché suo figlio ha fatto quell'azione, e non certo andare alla Vespa a raccontarla, per cui ma l'ulteriore esibizione di macismo, come per respingere il dubbio che il figlio fosse omosessuale, perché era lì, come una colpa. Nel momento stesso in cui tu il problema che hai è di giustificare l'omosessualità, sì, no, infatti, voglio dire, mi sembra evidente che nasce da lì. Quello che viene fuori, ecco. Sì, poi non so se non si può dire che lui sia colpevole di quello che il figlio ha fatto. Il figlio ha parlato del padre in modo molto polemico, ma mi pare una questione che era meglio non vedere. Direi anzi che la televisione dovrebbe, non dico evitare di parlare come stiamo facendo noi, che forse è già eccessivo, ma i protagonisti così presenti, così vivi di una questione dovrebbero stare a pensare, a meditare. Ma uno è andato in televisione, l'altro, Ledo Prato, io conosco bene, ha fatto una dichiarazione coinvolgendo nel dolore non la famiglia del morto ma anche la famiglia dell'assassino, ed è vero che anche la famiglia dell'assassino. Posso chiudere ricordando quella pagina di Borges meravigliosa in cui si immagina che nell'aldilà si incontrino Caino e Abele. Dopo tanto tempo finalmente Caino si avvia a scusarsi verso Abele, e i due si avvicinano, si riconoscevano in distanza perché erano molto alti, e Caino dice ad Abele: mi devo scusare con te per quello che ti ho fatto. E Abele risponde: ma sei tu che hai ucciso me o sono io che ho ucciso te? E in quella dimenticanza c'è il senso vero del perdono. Ecco, ma questa è una dimensione così alta che mi pare non sia stata giocata nelle partite di questi giorni rispetto ai padri, ai figli. Mi è sembrata una cosa abbastanza triste, ecco, triste soprattutto, profondamente triste. Ecco, ricordavamo prima che Edoardo Albinati ha scritto un romanzo importante che si intitola La scuola cattolica, pubblicato da Rizzoli, e
in questa storia, fatta di tante storie intrecciate, si parte dal delitto del Circeo, quell'atroce delitto degli anni Ottanta. Si arriva al delitto del Circeo. Si arriva. Che cosa ritrova oggi nel caso di questo? Io penso, siccome è qualche giorno che sento che vengono accostate queste due cose, e in effetti ci sono dei tratti comuni, soprattutto credo quello dell'avere qualcun altro nella propria balia, cioè di poter disporre liberamente del corpo altrui. Quando questo succede, gli esiti spesso sono catastrofici, cioè quando tu sei totalmente padrone dell'altro, come furono gli assassini del Circeo, delle due ragazze che avevano sequestrato, come è stato in questo caso, secondo me l'infierire sul corpo, il quasi sperimentare, testare finché questo corpo riesce a restare vivo malgrado le sevizie, talvolta, questo l'ho potuto verificare, anche le sevizie sono quasi una forma di impotenza di chi non riesce a uccidere la vita, cioè la vita continua a resistere, allora si infierisce su un corpo che non ne vuole sapere di morire. Ecco, queste sicuramente sono delle cose che collegano questo delitto con quello che, come dicevo, per me è il punto d'arrivo del mio libro, cioè è lo spunto. Io l'ho scritto, ho cominciato a pensare di scriverlo, questi erano i miei compagni di scuola, quelli del Circeo. Cioè, erano più grandi di me, è una storia che è rimasta dentro tanto tempo, però io l'ho sepolta, perché come si seppelliscono i cadaveri, appunto, no? Poi quando è successo che uno di loro nel 2005 è tornato a uccidere, allora ho detto vabbè, allora mi state, cioè, allora mi stai mandando un messaggio, allora tu vuoi, se sei tornato di nuovo nell'orrore, che erano passati 30 anni quando Angelo Izzo ha ucciso una madre e la sua figlioletta, ho detto beh, allora a questo punto devo devo raccontare quello che so, quello che mi ricordo, quello che immagino, e quindi... E che cosa sa? Ma io so di quell'educazione, di quella scuola da cui provenivamo, so di quel quartiere di Roma che erroneamente viene sempre definito, parlando di loro, i parioli, i pariolini, ma in realtà non vorrei entrare dentro sottili disquisizioni urbanistiche, è invece un quartiere meno bello dei parioli, più medio, piccolo borghese, più dimesso, più neutrale. E poi se vado a scoprire, ripensandoci, che in quel quartiere, A parte la macchina in Viale Pola nel cui bagagliaio erano ristrette le ragazze, poi sono state uccise una quantità di persone per la violenza politica, per lo più poliziotti, attivisti di destra, di sinistra, come se quel quartiere neutrale in sé, anonimo, piccolo borghese con le palazzine, villini, con diciamo la vita tranquilla, in quegli anni fosse una specie di ring in cui accadevano tutti i possibili esperimenti, anche i più estremi, anche i più violenti. Quello io ho voluto ricostruire. Sgarbi e Alba Parietti. Angelo Izzo, tanto per cominciare, dopo il delitto del Circeo e il fatto di essere stato scarcerato quando la sua pericolosità sociale era chiara, e gli ha dato modo di non solo uccidere altre due donne, ma raccontare poi sadicamente al processo come l'aveva uccise al marito e padre di queste donne. Nel frattempo pochi si ricordano che ha anche fatto riaprire il processo di Piazza della Loggia ed è stato ritenuto quasi attendibile come testimone, facendo riaprire il processo bis, dove lui incolpava Ferri, addirittura rendendolo più credibile di un testimone che era addirittura incensurato. Quindi c'è da domandarsi come mai queste persone che usavano la politica semplicemente per esercitare la propria violenza, il proprio sadismo e la propria follia, perché mi sembra evidente che si trattasse di uno psicopatico oltre che tutto il resto, avesse poi la possibilità dopo di continuare a esercitare questa violenza fuori e dentro il carcere, perché è chiaro che si è riuscito a far riaprire un processo addirittura dentro il carcere, un processo così grave come quello di Piazza della Loggia, aveva una grande attendibilità. No, ma poi il paradosso più agghiacciante, che se non fosse tragico sarebbe risibile,
è che lui faceva il consulente psicologico. Sì, questo è lui aveva uno sportello presso questa associazione in cui trattava i casi delle persone in difficoltà e sostiene di averne anche risolti parecchi, e in un certo senso ha risolto anche quello di quelle due poverette, definitivamente. Beh, non ho letto ovviamente come tutti di quelle vicende, ho visto la faccia di Izzo, ho meditato all'orrore che attraversa la vita di persone che non hanno fatto nulla e hanno avuto troppa fiducia nel prossimo, ma non posso commentare quello che scriverà o che ha scritto Albinati, sarà interessante da leggere, ma allora preferisco vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché questo nuovo libro di Albinati, che sono 1300 pagine, ma non bisogna spaventarsi, no? Oppure spaventarsene. Oppure spaventarsene, ma in realtà ci racconta molte altre cose. Sentiamo il punto di Paolo Pagliaro. Chi l'ha letto, come Francesco Piccolo, assicura che è un grande romanzo e la fascetta di copertina avverte che è il romanzo italiano più atteso dell'anno. Ma La scuola cattolica di Edoardo Albinati, con le sue 1300 pagine, è anche uno zibaldone di pensieri critici sulla cultura del tempo presente. Ci sono ad esempio osservazioni liberatorie sul vizio di scrivere libri sui vizi degli italiani, per dimostrare quanto siano sciocchi, corrotti, cialtroni, vili e spacciati. E questo, quale che sia il loro comportamento. Se gli italiani risparmiano è perché hanno paura del futuro, sono diffidenti, nascondono i soldi sotto il materasso. Se si indebitano è perché sono schiavi dei falsi miti consumistici, corrotti e faciloni. La logica vacilla, ma il genere letterario fiorisce. Si legge ancora nel libro di Albinati che il vero protagonista e al tempo stesso il nemico interno della società e della cultura italiana è la retorica. Sulla retorica campano politici, giornalisti, scrittori, in maniera per così dire professionale, ma anche gli industriali e i magistrati, e gli operai, e le mamme, e gli studenti, e tutte le corporazioni che, come pezze colorate, formano l'abito della nazione. Non possono rinunciare a fare uso di retorica gli uomini politici, e questo è ovvio, e tantomeno i giornalisti che ne contestano l'operato. Il cosiddetto uomo della strada è poi di solito un campione di retorica, specie quando viene intervistato in televisione. La tradizione retorica italiana è imbattibile e pervasiva. Durante la prima metà del Novecento è per lo più appannaggio della destra, roboante, turgida, iperbolica. Nella seconda metà è invece di sinistra, minacciosa o lamentosa a seconda delle circostanze, e in maniera continuativa a rivestire ogni cosa con il suo pulviscolo odoroso di dolore e bontà, soccorre quella di matrice cattolica. Il romanzo di Albinati è un ottimo antidoto all'una e alle altre. Vittorio Sgarbi, Albinati scrive che i sistemi di potere si capiscono meglio quando tramontano, perché in quel momento rivelano la vera natura. Il tramonto di Berlusconi, che è stato abbandonato dai suoi alleati, anche dalla Meloni, da Salvini, quale natura rivela? Beh, è molto complicato, cioè, le cose che dice Albinati le aveva già dette Guicciardini e sono di logica e di buonsenso. È chiaro che l'analisi distaccata, quando il fenomeno è calore di fiamma lontana, come diceva Didimo Chierico, vale per il fascismo come vale per Berlusconi. Quando una cosa è finita non c'è più il fuoco dell'entusiasmo che muove alcuni nella irrazionalità a sostenere posizioni insostenibili, anche se uno le avesse guardate in quel momento. È il cannocchiale rovesciato di Pirandello, cioè distanzi quello che puoi analizzare come materia non più calda. Nel caso di Berlusconi devo dire che era chiaro fin da subito che non sarebbe stata una storia a lieto fine. Forse c'era l'entusiasmo che poi ha mostrato anche Grillo all'inizio dell'antipolitica, ma le contaminazioni di partiti, di democristiani, quelli che sono diventati poi i suoi numeri due, da Alfano a Verdini, sono stati il segnale di una serie di tradimenti che rendono oggi più clemente il giudizio su Berlusconi, perché si è circondato di personaggi talmente terribili e talmente inqualificabili che si capiva che non poteva finire bene. Adesso forse c'è l'orgoglio di resistere
dicendo io non voglio avere qualunque alleato possibile, quindi indico Bertolaso perché ha fatto delle cose, dimenticando che Bertolaso poi ha avuto alcuni problemi come i suoi che ne hanno in qualche modo appannato l'immagine per questioni relative a fatti insignificanti sul piano, diciamo, personale, sessuale e privato, che sono poi quelli che sono stati l'arma per uccidere Berlusconi o perlomeno debilitarlo fino a questo punto. E però evidentemente ci tiene a prendere le distanze da quella che è un'area di fanatismo o leghista o fascista, e quindi difende questa, però è talmente tutto ormai indecifrabile perché si è perso il senso che avevano i partiti di rappresentare delle idee. Quando tu hai due partiti uguali, uno si chiama PD e uno PDL, uno che millanta la democrazia che è di chiunque e l'altro la libertà che è di chiunque, non saranno i partiti come un tempo era per uno essere socialista, repubblicano, radicale, liberale, democristiano, comunista, che erano grandi idee, passioni. Enzo Siciliano era comunista, Franco Fortini era Almirante. Comunista. Oggi non Almirante sai più chi è chi. Almirante era fascista, ma quello era già certo. Una posizione un po' estrema, ma un vero socialista o un vero repubblicano non potevano passare da un partito all'altro come oggi passano ogni 5 minuti. Albinati vorrebbe intervenire un attimo, Sgarbi. Solo per dire che questa analisi è un'analisi politica è molto condivisibile, però io personalmente diciamo nella parabola di Berlusconi, soprattutto per ribadire quella cosa, quell'ideuzza che poi io ho copiato tutto nel mio libro, quindi Guicciardini l'ho saccheggiato e lo saccheggio dalla mattina alla sera, quindi colpito e affondato, era proprio lui dietro questo tipo di pensiero, però nella dissoluzione fisiologica del corpo del nostro ex primo ministro e il suo finale trionfo sessuale, cioè che tutto poi alla fine sia andato a convergere nei festini, nelle cose, in rubi, secondo me dice molto di tutto quello che era accaduto prima, al di là delle alleanze, al di là degli interessi cosa economici. Dice? Io però io non voglio essere dissacratorio, ma la materia l'ho affrontata. Aspetta un attimo, sembra che sì. Si chiuda? Ho la sensazione che si chiuda. No, volevo dire che mi pare. Prego. No. Non volevo essere dissacratorio, ma devo dire che io spesso ho fatto un paragone irriverente fra Berlusconi e Pasolini, non sul piano delle idee ovviamente, ma la componente sessuale che ha portato alla morte di Pasolini, che era il rischio continuo di mettersi davanti a scelte in cui il piacere, sia pure drammatico e tragico, era però non motivo di infamarlo. Nel caso di Berlusconi è stato invece il modo per infamarlo. La vita sessuale non deve entrare nel giudizio di quello che sono le persone. No, dico, è un fatto. Anche Pasolini giudicare. Comunque è stato. Tu leggi le pagine di Petrolio. Tante volte Sgarbi anche in questo studio, no? Quando però si ricopre una carica pubblica importante, bisognerebbe essere forse sì, ecco, un po' più discreti. Ecco, per ma parliamo di Verdi, non avevamo davanti Parietti. Allora, tanto per cominciare, Berlusconi sarà finito quando sarà finito il Berlusconi. Ed è difficile pensare che il berlusconismo finisca in un paese come l'Italia, dove la gente è più realista del re. Forse la fine di Berlusconi, innanzitutto io trovo che l'uscita di scena dovrebbe essere la caratteristica dei più grandi attori, e l'uscita di scena oramai la fanno tutti in una maniera abbastanza deplorevole. Ma saltare sul carro del vincitore, una moda che c'è sempre stata in Italia sostanzialmente, ma da quando nasce il partito di Berlusconi, lì c'è stato proprio un buttarsi ancora di più sul carro del vincitore, e lì c'è stata la prima vera confusione delle idee. Abbiamo visto tutti quelli di sinistra che hanno traghettato con grande velocità, anche diciamolo, anche ben pagati, no? per passare a destra, cosa peraltro che fu il motivo per cui io tanti anni fa non firmai contratto con Berlusconi, peraltro sbagliando perché facevo tutt'altro mestiere, quindi non avrei avuto quel tipo di implicazione. Però detto questo, io non ci credo che Berlusconi è finito, per il semplice fatto che quando io vedo uno come Trump vincere in America e comunque avere il successo che ha, quando io lo trovo raccapricciante, trovo che bisogna veramente preoccuparsi della testa della gente, non di Berlusconi o di chi sarà al posto di Berlusconi, che poi magari gli somiglierà sempre di più, senza somigliare più per niente né a un'ideologia né a un partito politico, ma semplicemente la rincorsa di quelli che vogliono solo aggrapparsi a una poltrona o avere salvare il proprio orticello, insomma, cosa che peraltro propone Trump in America, no? Ecco, c'è qualunquismo più totale.
Perché diciamo, noi stiamo assistendo alla frantumazione, no, del quadro politico, sia a destra che a sinistra. Che cosa la colpisce di più? Ma io sono sempre stato favorevole alla frantumazione. Per molti anni ho votato dei partiti che prendevano il 2%, l'1,8%, il 3,2%. Quando c'era un sistema elettorale proporzionale, probabilmente, no? Non che io fossi affezionato, a parte che una volta ho scritto un pezzo proprio sulla bellezza del giovane che va a votare e mette i segni, proprio perché io sono stato, lo racconto nel libro, visto che è stato il 1975, cioè l'anno del delitto, l'anno delle prime votazioni col voto ai diciottenni, cioè a me, è come se quella legge fosse stata fatta per me e per quelli che avevano la mia età. Quindi noi di colpo siamo diventati maggiorenni. Negli ultimi 2 mesi di scuola abbiamo cominciato a farci le giustificazioni da soli perché eravamo maggiorenni, quindi scrivevamo è stato a casa perché non aveva voglia di far nulla, firmato, si poteva portare, era diventato di colpo, eravamo diventati degli uomini. Questa verve democratica mi è andata un po' svanendo con un sistema invece dove o stai da una parte o stai dall'altra, anche se magari non ti piacciono nessuno. Allora, da quando, diciamo, negli ultimi anni vari pezzi sono stati formati, lo dico senza offesa e senza credine, da dei demagoghi fondamentalmente, di un tipo o di un altro, il mio residuo di passione politica si è molto attenuato e io poi un'idea dell'impegno non politico, chiamiamolo impegno umano, personale, che uno può sempre esercitare, non è soltanto in quella forma, diciamo così, a cui però la scheda, eccetera, sono stato affezionato, però l'ho fatto per 40 anni, mi sembra abbastanza come carriera. Continuerà ad andare a votare anche adesso a Roma, no? Perché lei vota a Roma? Io ho votato tante volte, ho votato qualsiasi cosa mi sia stata messa sotto il naso. Adesso, ma ha già un'idea di chi voterà con sindaco? Io ho formulato circa un anno fa un principio che, come tutti quelli che ho formulato nella mia vita, poi ho quasi sempre contraddetto, cioè di smettere di votare. Vedo che siamo in una ventina di milioni più o meno adesso in Italia a pensare questa roba qua. Vediamo, certo che guardando le candidature non è che proprio. Tra l'altro questa storia, l'ultima, io non so, forse sto cominciando a divertirmi su queste cose, ma tutta questa storia della Meloni incinta o non incinta la trovo un spunto da commedia, ecco se non fosse che la città è ridotta come è ridotta. Esatto, che la città, diciamo, è veramente ridotta in uno stato pietoso. Insomma, l'1-2 almento Alemanno Marino è stato, insomma, per riprendersi una città. Ci vuole molto lavoro e anche molto amore per questa città. Alba Parietti, citava Giorgia Meloni, Edoardo Albinati. Ha fatto bene Giorgia Meloni alla fine a candidarsi, perché ha trovato davanti a sé Bertolaso e anche Berlusconi che hanno detto che non doveva fare la sindaca ma doveva fare la mamma. Ora più che mai, cioè su questa affermazione varrebbe la pena di votarla solo per la fesseria che ha detto Bertolaso, supportato da Berlusconi. Cioè non si può accettare una logica di questo genere, perché è tornare indietro di 1000 anni, ma soprattutto forse si dimenticano che le donne hanno diritto al voto da circa 50 anni, non tanto di più, ma forse anche i nostri voti peseranno. Si sono occupati ultimamente, ho notato, molto dei voti degli omosessuali, si stanno preoccupando di cercare anche a destra di aprirsi verso gli omosessuali, perché hanno capito che sono una lobby molto potente. Purtroppo le donne non sono ancora una lobby potente, ma però hanno diritto al voto. Quindi quando si dice che una donna non ha diritto, nonostante noi siamo state capaci di essere madri, imprenditrici, facciamo 1000 cose e abbiamo dimostrato di essere coerenti, leali, oneste, per bene, e non abbiamo cose che non tutti gli uomini politici hanno dimostrato, si dice a una donna che non ha diritto di diventare sindaco in quanto deve fare la madre, insomma la frase si commenta da sola e dovrebbe essere un voto già solamente di contro la fesseria che hanno detto e a favore di una donna. A favore di una donna. Vittorio Sgarbi, siamo in chiusura, un rapido commento e poi vorrei però che ci dicesse anche telegraficamente che cosa ci propone in questa mostra Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi. Beh, è una mostra a Osimo, che è un luogo remoto ma bellissimo, dove abbiamo qualche anno fa presentato
un percorso da Rubens a Maratta, e alla fine della mostra che ha avuto successo qualcuno mi ha chiesto di esporre dei quadri della mia collezione. Poi la cosa si è arenata, io nel frattempo ho fatto mostre dei quadri che avevo raccolto in Spagna e in Messico, poi è morta mia madre, ho fatto una fondazione insieme a mia sorella dedicata a mia madre, abbiamo pensato di portare qui quelle cose che lei aveva visto per tanti anni insieme a mio padre a Ferrara e che aveva anche in larga misura contribuito a comprare, anche nella immoralità generale di esportazione di opere d'arte dei musei americani, il Morigliani che è andato in Cina, il Gentileschi che è andato in America. Lei invece si è stimolata da me in un rapporto in cui non era madre e figlio, ma era una persona vicina che capiva una grande impresa. Lei ha portato in Italia dipinti che stavano in musei americani, come il Guercino di Fort Worth, che è uno dei quadri belli di questa esposizione. Quindi, insomma, queste sale, spieghiamola a Bertolaso, quindi. Sì, Bertolaso, per la verità, che la signorina da casa insieme, faceva più che... però adesso non apriamo il dibattito su Bertolaso, Vittorio Sgarbi, anche perché io devo chiudere, perché è tardissimo. Sì, mia madre è stata il mio miglior uomo, degli uomini che ho avuto il migliore è stata mia madre. Grazie Vittorio Sgarbi, grazie Alba Parietti, grazie Edoardo Albinati, che ci regala questo suo romanzo. 22 euro, 1300 pagine, La scuola cattolica, edito da Rizzoli. Grazie di essere stato con noi. E adesso linea Crozza nel Paese delle Meraviglie. Subito dopo andrà in onda Bersaglio Mobile con Enrico Mentana. Grazie, noi ci vediamo domani, arrivederci.